Questo è lo stemma dell'ospedale maggiore. Caca grande. Come mai? Quindi qual era il collegamento tra questo e l'ospedale? Era proprio, ma lo utilizzava per dar da mangiare agli ammalati? No, perché è successo che prima era delle frati e delle suore, giustamente. Poi con l'editto di Napoleone hanno dovuto vendere tutti i beni immobili. Sì, la soppressione degli ordini, no? Sì. Allora cosa è successo? Tanti hanno comprato gli immobili, tipo i conti Gorani e quelle cose lì, e poi cosa è successo? Quando l'ultimo erede dei conti Gorani, il conte Besozzi, mi sembra, è morto, ha lasciato in eredità alla Cagranda. Come faceva una volta? Alla finitiva era sempre stata roba loro. E allora cosa è successo? Hanno preso in mano la situazione, hanno montato lo stemma dell'ospedale maggiore e poi nel 65, 66, 67, quel periodo lì, hanno fatto una permuta col comune e è passato tutto il comune di Milano e lì è stata un po' la decadenza della cascina, perché poi non è stato, quelli dell'ospedale maggiore una volta o due all'anno venivano qui, facevano un po' di manutenzione e da quando è passato il comune poi hanno fatto solo dei rabocchi e basta, ma proprio riparazioni un po' importanti, non è stato fatto niente. C'è da dire che nel 26-27 questa parte è caduta. Perché prima la stalla veniva... Non l'abbeveratoio. No, l'abbeveratoio non aveva il cappello così. Ah. E veniva avanti con la cascina, perché la stalla arrivava fino qui. È caduta e c'è un aneddoto anche qui da raccontare, che il geometra dell'ospedale maggiore si era invaghito dalla sorella di mia nonna, no? E allora a un certo punto è venuto qui e gli ha detto: se mi sposa io lo faccio rifare come era prima, se non mi sposa io qui non faccio più niente. Lei non l'ha voluto sposare e la cascina è stata rattappezzata così, sono state infatti queste due tettoiette qui, è stato fatto il cappello al lavatoio e la stalla non è più stata rifatta. Ecco, la stessa cosa il portone d'entrata non era così, aveva il cappello come da 54, come monastero. È successo, e perché poi in strada c'era l'osteria, perché ci sono degli aneddoti che dicono che venivano da Milano, venivano a bere il vin brûlé e c'erano le marcite e venivano a pattinare d'inverno e si usciva con la calderina a andare a far bere il vin brûlé a quelli che pattinavano sulle marcite. Sì, le marcite si facevano alla gale, si facevano ghiacciare e la gente veniva a pattinare.